Climatfest 2023, siamo qui con Arturo Calaminici, che è il presidente emerito dell'associazione Presidente onorario, onorario dell'associazione Amici Parco Nord. E allora la mia domanda è: da quanto partecipate al Climatfest? Per quello che so io, dall'inizio abbiamo sempre partecipato. Credo che sia un momento importante e interessante, dove i temi dell'ambiente trovano un respiro adeguato, un'articolazione ampia, e quindi ci consente di affrontarli con competenza, con passione, come sempre. Penso che sia un momento molto interessante per Milano, per la comprensione, come dire, l'approfondimento dei temi ecologici e ambientali. E di che cosa si occupa la sua associazione? L'associazione Amici Parco Nord, come dice il suo nome, si è occupata, intanto bisogna dire che è un'associazione che ha 32 anni, quindi ha un bel curriculum alle sue spalle. È un'associazione che ha avuto come obiettivo fondamentale quello della realizzazione del Parco Nord. Quando noi ci siamo costituiti, il parco, c'erano alcuni primi impianti, ma il parco come lo conosciamo adesso era solo nella testa, nella mente di Giove, diciamo. E qual è la storia di questo parco? La storia di questo parco è, intanto, come diceva Rosy prima, che è la storia di un parco voluto dai cittadini, desiderato, voluto, in qualche modo strappato dai cittadini. Prima ancora della nascita dell'associazione Amici Parco Nord, io ricordo molti momenti, eventi, in cui molti dibattiti, insomma, una grande ricchezza di confronti e di iniziative, perché questa idea, che è nata alla fine degli anni 60, quindi molto stagionata, è l'idea di salvare, di questo si trattava, di fronte al dilagare della cementificazione, delle, come dire, costruzioni dei comuni di quel tempo, negli anni 60, diciamo che la cementificazione si espandeva come la lava, insomma, no? Occupando terreni che erano rimasti ancora, come dire, un po' dimenticati alla periferia dei diversi comuni. Il parco è nato riqualificando territori che erano rimasti, diciamo così, fuori dalla porta, dimentichi, in attesa delle cementificazioni. Siamo riusciti a strappare a questo destino un grande articolato diverso, molto, come dire, non un territorio unito, compatto, ma molto frastagliato. Ecco, e qui, in queste zone abbandonate, è nato il più bel parco, ma ci sono voluti 50 anni, non un giorno. È stata un'opera che ha impegnato generazioni diverse, molte energie, molte competenze, perché il parco è bello, molto bello, anche da un punto di vista architettonico, anche da un punto di vista progettuale. Il parco è molto bello, gradevole, nella sua varietà, le diverse, molteplici, come possiamo chiamare, stanze del parco, danno assolutamente conforto a chi vi trascorre, diciamo. E quindi qual è l'importanza di questo parco? Beh, perché ci dà l'aria che respiriamo, ci dà la bellezza di cui non ci stanchiamo, e ci dà le ombre che ci sono oggi qui in questo viale di querce, ci dà quel buon vivere, buon vivere, che è quello che la città come oggi è
in qualche modo ci contende, ci rende più difficile. Certo, ma ha anche un'importanza per i cittadini che l'hanno desiderato, appunto, come dicevamo prima. Eh sì, no, è molto importante. Sono state profuse risorse, sia umane, tecniche, politiche, che risorse economiche, benché il parco sia stato, possiamo dire, sia stato costruito con poco, però il poco deve essere misurato alla dimensione del parco, naturalmente, no? Un parco di oggi di 730.000 ettari, di 730 ettari, cioè di 7 chilometri e mezzo, 7 chilometri quadrati e mezzo, no, 7 chilometri, sì, giusto, e naturalmente ha avuto bisogno dei suoi tempi, dell'impegno, ma diciamo che è stata un'idea che è piaciuta, che ha stimolato, che ha trovato i suoi fan. Quindi io sono uno di quelli, no? Certo, e infatti a questo proposito, come abbiamo visto sul banchetto, c'è un libro che lei ha collaborato a scrivere. Sì, 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 il libro dell'associazione, che è un'esperienza straordinaria, perché bisogna tener conto che quando il parco è stato partorito, beh, i comuni che noi abitavamo erano comuni pieni di problemi, pieni di bisogni e di difficili risposte, per le cose più elementari, per la casa, per la scuola dei figli, per la salute. Erano problemi che si ponevano a territori che si stavano espandendo in modo tumultuoso. Quindi bisogna cogliere la particolarità del momento. Ci troviamo in una fase di grande espansione, di grande cementificazione, ma di problemi che urgevano, pressanti. Ebbene, oltre a quei problemi si è avuto la forza, ma anche la forza d'animo, di affrontare una impresa come questa, che sembrava non dare problemi, risposte a quei problemi così urgenti, ma invece poi abbiamo visto che ha dato le risposte ai bisogni fondamentali. E quali sono le attività che oggi proponete? Beh, oggi noi stiamo facendo questo seminario perché, almeno questa è il mio pensiero, il mio retropensiero, perché secondo me c'è una forbice che si allarga sempre più tra il rischio ambientale, e non solo quello ambientale, e la coscienza che abbiamo di questo rischio. Questo dislivello di consapevolezza. Da una parte ci sono problemi che interessano tutti e che hanno assunto ormai un carattere, diciamo così, un carattere di rischio permanente e imminente. E rispetto a questo noi non siamo stati ancora in grado di attrezzare le risposte, di fare dei piani adeguati, di convertire l'economia capitalistica tradizionale in un'economia che non mangia territorio, che non consuma le risorse. Cioè, tutto una rivoluzione, secondo me, una rivoluzione alla quale noi vogliamo imprimere una marcia in più. Certo, e avete anche un sito web? Abbiamo un sito web, siamo presenti su Facebook con la nostra pagina. Sì, sì, abbiamo. E quindi invitiamo... Il sito web non è proprio la prima preoccupazione che abbiamo, per cui ci potrebbe essere qualcosa di vecchio, potrebbe esserci. Però invece noi ci rinnoviamo sempre. Certo. E peraltro alla fine di questo convegno presenteremo alcune nostre proposte. Ecco, quindi invitiamo tutti i nostri spettatori ad andare a visitare il sito e a venire a visitare questo bellissimo parco. E quindi... Il parco è bellissimo,
e l'associazione ha dato esempio di grande impegno generoso e, come dire, di grande amore. Ringraziamo Arturo per averci presentato la sua associazione e le auguro un buon Climate Fest. Grazie, anche a voi.